Marta, io sono adatto a citarlo perché l'ho letto e l'ho studiato e so benissimo cosa diceva sulla questione della privacy. È un tema importantissimo per decine di milioni di cittadini che in questo momento vedono i loro dati sanitari regalati all'Agenzia delle Entrate e domani a chissà chi. Questo è un arbitrio unico al mondo che noi denunciamo. E poi devo dare anche il benvenuto al professor Crisanti che ci ha raggiunti. Marco da Milano. Buongiorno. Io non scomoderei Rodotà, direi che solo che nella Costituzione, di cui Rodotà è stato maestro, all'articolo 32 si parla del diritto alla salute, che è un diritto della persona, ma è anche un dovere verso la collettività. E proprio essere un diritto delle persone e un dovere verso la collettività può proporre il fatto che ci sia un trattamento sanitario obbligatorio in termini di leggi. Quindi se si critica lo strumento del Green Pass, allora bisogna accogliere l'idea dell'obbligo vaccinale. No, no, scusi Gabra, sta parlando da Milano. Aspetti, sta parlando da Milano. Sì, sì, sto parlando da Roma. ma non da Milano e da Roma, si chiama da Milano. Spiritosissimo. Non faccia battute. Non si sto dicendo che la questione di Rodotà non si può banalizzare in questo modo. Rodotà non lo puoi estendere dove ti pare a te. Ha detto delle cose ecco, molto appunto, precise. Come sta facendo lei? Come sta facendo lei? Come sta facendo lei? Catture di massa. Come sta facendo lei, appunto? Quindi lei si è appropriato di Rodotà. Io ho detto un'altra cosa. La salute è un diritto della persona, è un dovere verso la collettività. Mi sembra che da questo punto di vista lei non stia né da una parte né dall'altra. Si sta facendo pubblicità, sta parlando qui da 40 minuti, sta fondando un partito sui Novax, sulla privacy, su qualunque cosa. È ancora permesso in questo paese criticare il governo? O bisogna fare come certi giornalisti fantozzi che applaudono Draghi? Bisogna fare così, soltanto leccare i piedi di Draghi? Noi abbiamo ma la critica al governo certamente, ma l'abbiamo criticato tutti questa mattina. Si è distratto. Perché ma tutti abbiamo criticato il governo questa mattina, non cosa si può parlare? Ma cosa dove volete portare il paese se non si può più criticare? Noi critichiamo giustamente perché queste misure hanno peggiorato la condizione di milioni di italiani e stanno portando ad esempio alla distruzione del sistema turistico che diventa una preda di altri paesi. Questa è la conseguenza di quello che fa Draghi in questo momento. No, è la conseguenza della pandemia. Ma cosa dice? È la conseguenza della pandemia. Cosa c'entra Draghi col turismo? Grazie a lui è tutto riaperto. Ma lei dove vive? Cosa ha visto? Allora, scusatemi, paesi, la Spagna Draghi, l'hanno gestita in una maniera infinitamente più razionale. Stiamo parlando di razionalità della gestione della pandemia. Abbia pazienza, Capra. Allora, ringrazio Marco da Milano di essere stato con noi. Ci vediamo molto presto, Marco. Grazie. Ciao. Do il benvenuto al professor.